Io sono sempre molto contenta di ospitare qui con noi persone che fanno del bene agli altri, perché è un po' una reazione a catena: chi fa del bene a un'altra persona, l'altra persona fa del bene ad un'altra, e quindi si vive tutti quanti meglio. E quindi io con immenso piacere vi presento la nostra prossima ospite. Sto parlando di Francesca Sesa, che ci parlerà di una realtà veramente molto importante, un'associazione Onlus che si occupa appunto di patologie che hanno in comune il problema della crescita. Sto parlando di AFADOC. Benvenuta ai nostri microfoni. Buongiorno, salve a tutti. Allora, cara Francesca, una realtà molto particolare quella di questa associazione che io vorrei subito far conoscere ai nostri ascoltatori. Quindi come nasce, di che cosa si occupa? Allora, è un'associazione che ormai ha più di 20 anni, nasce nel 1993 e nasce proprio per affrontare i problemi in cui si trovano i ragazzi, i bambini che hanno problemi di crescita, cioè una volta che vanno al controllo dal pediatra si trovano con una crescita sotto il terzo percentile, quindi sono bambini molto più piccoli e spesso non crescere di statura significa che c'è un problema dietro, qualcosa di più grande dietro che va verificato, va analizzato. E l'associazione si occupa proprio di questo, sia di aiutare le famiglie a affrontare tutti i problemi medici e sanitari, ma soprattutto affrontare tutti i problemi psicologici, perché molto spesso dietro queste patologie non c'è solo il problema della crescita in statura, che comunque crea una difficoltà nei bambini, perché gli altri, anche i loro coetanei, sono dei giganti rispetto a loro e quindi è complicato proprio affrontare il quotidiano, non arrivare alle cose, non arrivare al banco a scuola. La cattedra della maestra è qualcosa di infinitamente grande. Ma poi a quell'età ci si sente spesso per niente subito diversi, quindi subito emarginati, e quindi di conseguenza, hai detto bene te, si creano comunque, si innescano delle dinamiche psicologiche dove c'è bisogno magari di confrontarsi con chi si trova nella stessa situazione. Sì, infatti questo è proprio l'aiuto più grande che dà l'associazione, dà la possibilità ai bambini e ai ragazzi di confrontarsi sulla loro diversità e anche aiutarsi su come affrontarla, su come gestirla e scoprire forse anche che è un problema che si può affrontare e si può superare, e dare soprattutto strumenti a noi genitori. Questo è stato importantissimo, perché magari non tutti sanno il percorso giusto anche a livello medico che c'è bisogno di fare, e quindi anche lì il confronto diventa sicuramente un motivo per aiutare, insomma, per aiutarsi a vicenda. E tu per esempio, Francesca, come ci sei entrata all'interno di questa realtà? Allora, io ci sono entrata dopo la diagnosi di mia figlia, una diagnosi definitiva di sindrome di Turner, che appunto tra i diversi problemi ha proprio quello della bassa statura. Abbiamo cominciato a fare delle ricerche sulla rete, su internet, abbiamo scoperto che c'era questa associazione, quindi abbiamo cominciato ad incontrarla, a frequentarci. Per noi è stato importante perché è stato il modo per affrontare e gestire la situazione di nostra figlia. Noi abbiamo imparato grazie all'associazione come affrontarla, come gestirla, abbiamo avuto un aiuto, non ci siamo sentiti soli nell'affrontare tutte le problematiche che si sono presentate. Che poi questo tipo di associazione non è soltanto importante perché, ecco, diventa un punto di riferimento per i suoi associati, ma è importante anche perché porta avanti delle informazioni, e quindi di conseguenza magari vengono organizzati appunto degli eventi di sensibilizzazione, dei campi scuola, dei convegni, proprio perché comunque il tutto parte da quello, dall'essere informati. Eh sì, e infatti noi facciamo ogni anno un workshop, in genere in primavera, sono 3-4 giorni dove le famiglie di tutta Italia si incontrano, e si incontrano con tutti i medici, con tutti gli specialisti, quindi dall'endocrinologo allo psicologo. Abbiamo proprio delle giornate dedicate proprio all'aspetto psicologico del problema che affrontano i nostri ragazzi, e soprattutto anche l'informazione medica, perché essere dei pazienti informati aiuta sia nell'aderenza terapeutica, ma aiuta nell'affrontare in modo positivo la patologia. Tu per esempio, ecco, ci puoi raccontare anche la tua esperienza. Quali sono magari quelle problematiche o quelle difficoltà che grazie ad una realtà come questa sei riuscita comunque ad affrontare meglio? Allora, sicuramente quello che ho
imparato ad affrontare anche, è stato soprattutto come dire le cose a mia figlia e quando dirgliele. Voglio dire, la podologia ha tanti aspetti, ha tante problematiche che a volte sono anche difficili da digerire, perché sono cose che comunque ti condizioneranno per tutta la vita e non vanno raccontate né come un dramma, ma nemmeno vanno minimizzate. L'associazione mi ha educato ad affrontare questo con mia figlia e poi è stato anche estremamente importante per lei, perché tutti questi bambini e questi ragazzi spesso sono molto timidi, molto chiusi, perché la bassa statura in qualche modo anche fisicamente ti fa sentire inferiore rispetto agli altri. E in questo un'altra iniziativa che la nostra associazione fa è quella dei campi scuola estivi per questi ragazzi, che per una settimana, 10 giorni stanno insieme e sperimentano che anche loro sono capaci di relazioni umane belle, positive, gioiose, come tutti gli altri ragazzi. E beh, direi, quindi veramente un bellissimo aiuto, un bellissimo sostegno. Quindi, cara Francesca, direi a questo punto di dare tutti quanti i vostri contatti, così chiunque magari fosse all'ascolto e si è rispecchiato in questo tipo di problematico, oppure perché no, magari vuole soltanto partecipare e essere un volontario, perché si sa, queste sono realtà che hanno sempre bisogno di tanto aiuto e di tanto supporto anche dalle altre persone, può appunto aiutarvi. Quindi ricordo che è qui con noi Francesca Sesa, che ci ha parlato della realtà di AFA, l'associazione Onlus, che si occupa di patologie che hanno in comune il problema della crescita. Li potete contattare per quanto riguarda i contatti qui di Roma, e appunto c'è quello di Francesca al 349 6203 261, oppure anche quello di Cinzia, la presidente, 348 7259 450. Ricordiamo che la loro sede centrale si trova a Via Vigna 3 a Vicenza, e vi diamo anche contatti social, c'è il contatto Facebook AFADOC ed il sito web www.afadoc.it, dove potete trovare tutti quanti i numeri di telefono dei vari referenti divisi per regione. E poi, se volete ricevere delle informazioni, potete richiederle anche all'indirizzo mail info@afadoc.it. Francesca, un ultimo messaggio ai nostri ascoltatori, cosa ti senti di dirgli per sensibilizzarli? Allora, una cosa importante è accogliere chi appare diverso, perché tutti siamo diversi. E l'altra cosa che secondo me è importante, chi vive una diversità di qualunque tipo non la nasconda, ma si confronti, cerchi altre persone con cui crescere insieme, perché aiuta e cambia veramente la vita. Assolutamente, ma poi mi viene da chiedere, diverso rispetto a chi? Hai detto bene te, siamo tutti quanti diversi e proprio questo è il bello, ognuno ha la propria unicità. Quindi vuoi salutare tua figlia, come si chiama? Sara. Ciao Sara. Ciao Sara. Bene, grazie ancora Francesca Sesa, AFADOC, Associazione Onlus, grazie per essere stata qui con noi. Grazie a voi. E questa è Banette Roma, la notte che continua solo su Radio Radio. Radio Radio. By Night Roma.